Sagrati, benvenuto, bentornato, sei a casa naturalmente Giuseppe, riprende con questo proseguo, con questo seminario il programma che abbiamo organizzato per quest'anno, cominciato come sapete con Mario di Napoli e proseguirà presto il 9 novembre con Gilles Pécoux, che ci parlerà di Mazzini, di Mazziniani e il volontariato armato internazionale. In quella data io non ci potrò essere, ma paragono di casa il professor Menozzi, che ringrazio ancora. Sia il professor Menozzi sia il professor Monsagrati sono infatti di casa, come dicevo, perché sono membri del comitato scientifico di questa istituzione, della Domus. La Domus è tuttora appesa dal punto di vista del suo funzionamento, appeso al commissariamento affidato al direttore della scuola normale, e siamo ancora in attesa di alcuni atti che il Ministero deve compiere per rendere più efficace questa interazione tra la scuola e la Domus a beneficio della Domus, ma delle cose stanno succedendo. Mi fa piacere per esempio dirvi che le visite alla Domus da parte di scolaresche, turisti interessati al tema sono aumentate in maniera significativa. Abbiamo un calendario da qui a febbraio, se ricordo bene, di oltre 30 visite di scuole, il che rende molto più vivace l'ambiente in questo edificio. La Domus è sempre aperta in ogni occasione in cui ci sia un qualunque motivo, o pisano, o nazionale, o mazziniano, con visite guidate che sono offerte dalla Domus attraverso un gruppo di persone, una cooperativa che ha preparato un tour guidato del memoriale. Non siamo ancora a regime e abbiamo difficoltà a diventare a regime invece dal punto di vista della consultazione degli archivi. Questa è una cosa molto dolente in questo momento, dopo la riconfigurazione, dal punto di vista estetico, l'archivio della Domus sta in 1059 scatoloni in un magazzino con un costo pesantissimo per la Domus. La Domus non se lo può permettere, ma in questo spazio quel materiale non ci sta più. Questo è uno delle cose da risolvere appunto attraverso la partecipazione strutturale della scuola alla vita della Domus. Noi abbiamo, il nostro centro archivistico si è strutturato in modo tale da poter funzionare in questo senso, mancano alcuni atti formali sui quali ci ha confortato il ministro Rai, che era alla scuola la settimana scorsa per l'inaugurazione dell'anno accademico, e lì è stata fatta presente la questione, lui ce l'ha presente, di nuovo ci ha assicurato sul fatto di avere un percorso fattibile per portare a sistema questa situazione. Non è lo stesso percorso che vedeva il ministro precedente, e questo ovviamente ha creato un reset delle attività istituzionali contorno che senz'altro non ha favorito lei. Questo lo dovevo come quadro di aggiornamento della situazione, ma l'obiettivo di oggi è quello di ascoltare il professor Monsagrati. Il tema di oggi è il concetto di cultura rivoluzionaria in Mazzini, e non so se è necessario presentare il professor Monsagrati, ma lo faccio. Io ho imparato per esempio che sono laureato con la tesi sulla storiografia inglese del Risorgimento. Naturalmente pochi giorni fa, al più è di coevo, cioè di più non è possibile, però tecnicamente non può essere alla Sapienza, però lo traccio la tua tesi alla mostra alle Scuderie in questo momento. Esatto. È stato professore alla Sapienza, adesso invece svolge la sua docenza presso la Roma, e come vi dicevo membro del
consiglio scientifico dell'Istituto Domus Mazziniana, nonché segretario della Commissione per l'edizione nazionale di scritti di Giuseppe Mazzini. Quindi, questo era quello che vi dovevo, potrei continuare ma non lo faccio perché lo conoscete. E utilizziamo invece il nostro tempo per ascoltare lui. Grazie ancora. Grazie, mi hai finito. Buongiorno a tutti. E ovviamente le parole che mi hanno fatto tornare in mente i primi contatti che ho avuto con la Domus, che salgono, non dico al periodo della tesi che è del programma tunisiano, ma si salgono pochi anni dopo la laurea, quando ho cominciato a frequentare questo istituto. C'era questo archivio che appunto era l'altro di grande valore, di grande importanza. Mi sono dimenticato di portare un regalo, ma forse è meglio che non l'ho portato, perché in una delle mie scorribande a Porta Cortese ho trovato un'edizione degli scritti di Saffi, all'interno della quale ho trovato una lettera di Arcangelo Ghisleri. E ho detto, io che ci faccio con la lettera di Arcangelo Ghisleri? La porto alla Domus, dove c'è il fondo Ghisleri. Però considerato che appunto in questo momento il fondo archivistico non è consultabile, allora è meglio che forse la tengo io, finché non, a quel punto prendo l'impegno pubblico, come già l'ho preso con Mario Di Napoli, insomma, di regalare questa lettera. E tra l'altro è interessante perché è scritta a macchina, perché Ghisleri, come sapete, arriva con la sua lunga vita fino agli anni 20-30 del Novecento. È scritta a macchina, ma c'ha una specie di post-scritto a penna, autografo di Ghisleri, e riguarda che cosa, proprio l'edizione di una rivista, quindi anche una. Ci sono delle notizie storicamente interessanti proprio per quella che è la vita di Arcangelo Ghisleri. Perché ho scelto questo argomento, il tema della dittatura rivoluzionaria, ovvero della dittatura occidentale in Mazzini? Intanto è un tema di centrale importanza. Centrale importanza proprio per comprendere, anche in, come dire, tenendo conto delle molte polemiche che ci sono state sui limiti sull'ampiezza, no? Diciamo così, sui contenuti del pensiero di Mazzini, è un tema molto importante quello della dittatura. E poi perché recentemente mi sono occupato di Repubblica Romana, con un libro che sta per uscire sulla storia della Repubblica Romana, nella quale ho dovuto affrontare questo argomento, il tema non proprio quello della dittatura, quanto appunto della concentrazione del potere nelle mani di un'autorità, di un potere esecutivo ristretto. E allora si è riproposta questa questione, che infatti un po', come dire, attraversa tutta quanta la vita di Mazzini, sia la vita di Mazzini come un uomo di Dio, che di Mazzini come scrittore, come teorico, come educatore, se vogliamo, no? Perché Mazzini, forse se c'è una funzione alla quale tiene molto nella sua suo rapporto con il paese, è proprio la funzione dell'educatore, no? che è la premessa. Che secondo lui è la premessa per ogni sviluppo della storia italiana in senso positivo, cioè verso una effettiva e reale unificazione del paese, di un'unificazione che parta dal basso e che sia quindi consapevolmente cercata e voluta dal popolo italiano. Questo poi lo vedremo brevemente, sarà uno dei punti anche di dissenso rispetto al processo unitario, insomma allo svolgimento e al compimento del processo unitario. Ma questa questione della dittatura è una questione che evidentemente intanto ha delle radici, ha dei precedenti che non sono soltanto quelli della storia classica, la storia romana e via dicendo, ma sono soprattutto quelli dell'epoca rivoluzionaria, che appunto tra le cose che ha messo in evidenza, tra le linee, diciamo così, da seguire, che ha messo in evidenza, c'è proprio quella appunto della concezione del potere, di come va organizzato il potere, in funzione di un obiettivo che si vuole raggiungere. L'esempio della Rivoluzione francese ha portato alla ribalta diverse, nelle varie fasi della rivoluzione, ha portato alla ribalta diverse prospettive, no? tra le quali una sicuramente importante è quella robespierrista. Quella appunto o giacobina, quel che si voglia, no? Quella di una forte concentrazione del potere in una sola persona. Mazzini, sin dagli inizi, dagli esordi della sua attività politica come creatore e poi organizzatore di tutta l'attività della Giovane Italia, si pone ovviamente questo problema.
E bisogna dire che ci sono delle oscillazioni, sono state rilevate soprattutto da uno studioso che poi è quello che ha studiato, come dire, che ha messo meglio a fuoco e con maggiore insistenza e quindi anche con maggiore scrupolo di ricerca ha messo a fuoco questo problema, cioè Cesare Vetter. Cesare Vetter ha pubblicato una serie di lavori proprio per cercare di determinare il significato di questa cosa. Nella storia tra il Settecento e l'Ottocento cosa significhi per le correnti democratiche che sono attive sia in Francia che in Italia e anche proprio nel confronto tra Francia e Italia, tra le correnti democratiche francesi e quelle italiane, cosa significa questo concetto di dittatura? Noi lo vediamo in Mazzini e lo possiamo vedere proprio in un suo confronto specifico con un personaggio che con la Rivoluzione francese ha avuto un rapporto diretto, proprio di presenza diretta, è un sopravvissuto, ma è un personaggio che ha grande importanza nel momento in cui Mazzini fonda la Giovane Italia, è diciamo quasi un suo interlocutore obbligato, perché soprattutto, non tanto perché non è neanche presente in Italia tra l'altro, però proprio per questo suo legame con la Rivoluzione francese ha un grosso indice d'ascolto, diciamo così, tra i giovani patrioti italiani. C'è già un patriottismo italiano, è un patriottismo disperso, è un patriottismo che attende appunto di essere in qualche modo organizzato, coeso e reso più efficace, però è un patriottismo che ha tra i suoi punti fermi proprio l'attività di questo personaggio. Sto parlando di, come avrete capito, di Filippo Buonarroti, no? Filippo Buonarroti è sicuramente di fronte al giovane Mazzini, di fronte a Filippo Buonarroti, è una figura inizialmente di secondo piano, è innegabile questo, il prestigio di Filippo Buonarroti, soprattutto in Toscana peraltro, soprattutto in Toscana, è un prestigio che risente molto appunto di questa sua appartenenza, di questa sua presenza nella congiura degli eguali, di questa sua, cospirazione, del suo lavoro sulla cospirazione di Babeuf, del suo legame con Babeuf e quindi col periodo del terrore, col periodo del giacobinismo. Quindi è un po' il portatore, diciamo, di questa dottrina, di questa ideologia. Allora, Mazzini, dicevo, sin dall'inizio prende in esame, prende in considerazione questa la questione del potere, no? della gestione del potere. E perché? Perché Mazzini ha chiaramente all'inizio l'obiettivo della rivoluzione, davanti a sé l'obiettivo della rivoluzione. Dire rivoluzione vuol dire appunto forse il problema di come questa rivoluzione va portata avanti. E quindi su questo Mazzini dice subito che la rivoluzione in realtà è lo stadio successivo, è il secondo stadio. Il primo stadio è quello dell'insurrezione, cioè il paese prima di compiere la rivoluzione deve insorgere. Deve insorgere perché deve liberare il territorio nazionale da tutte le presenze che ostacolerebbero il corretto e lineare andamento del processo rivoluzionario. In questa fase di insurrezione, il potere chi lo deve avere? Nei primi documenti della Giovane Italia, Mazzini si sofferma appunto su questo problema e parla di appunto nella fase dell'insurrezione il potere deve essere concentrato, se possibile in un personaggio, ovvero, o meglio ancora, in un gruppo di uomini. Un concetto che poi specifica quando dice successivamente in altri documenti che questo gruppo di uomini che deve gestire il potere nella fase dell'insurrezione deve essere composto dai rappresentanti di ciascuna delle province insorte. Cioè il suo disegno qual è? Nel momento in cui l'insurrezione scoppia in Italia, ovviamente ha in testa un'idea che è quella che è quella poi che lo accompagnerà per tutta la vita, no? Un focolaio rivoluzionario che si accende in una provincia, che poi funziona da punto di raccolta per tutte le altre esperienze insurrezionali che intanto scoppieranno in altre. È un po' la sua illusione, come sappiamo, no? Questo disegno si bloccherà proprio sulla possibilità di dare un seguito appunto al primo scoppio rivoluzionario, no? Tutti i tentativi che Mazzini compie tra il 30 e 31, se vogliamo il 33-34, la spedizione di Savoia, fino alla fine della sua vita, sono imperniati un po' su questo schema, no? Lo schema della,
dell'inizio dello scoppio rivoluzionario, che poi funziona da polo di attrazione per altre esperienze del genere. In questo inizio il potere deve essere appunto consegnato a pochi rappresentanti, ai rappresentanti delle province insorte. Quindi già c'è l'idea che comunque il potere rivoluzionario, per quanto fornito di una grossa autorità, non può essere comunque gestito da un solo personaggio. Non può essere. Mazzini ha subito una riluttanza, all'inizio c'è qualche esitazione, però diciamo già dal 31-32 questa esitazione viene meno, e si precisa questo concetto del ristretto gruppo, no? di rivoluzionari che appunto organizza tutta quanta l'attività di insurrezione e soprattutto l'impostazione militare da dare nella lotta contro. Il problema è quello dell'Austria, evidentemente. Mazzini ce l'ha chiaro sin dall'inizio che c'è un solo ostacolo, un solo vero ostacolo dal punto di vista militare al compimento della rivoluzione, è quello della presenza straniera, in particolare della presenza austriaca. Cosa succede poi? Che con Buonarroti, come a tutto noto, Mazzini all'inizio ha dei rapporti anche di collaborazione. Buonarroti ha la sua struttura carbonara, ovvero dei veri italiani, dei sublimi maestri perfetti, quella struttura in cui c'è chiaramente l'impatto, diciamo così, l'influsso della sua esperienza rivoluzionaria in Francia, no? Quindi questa struttura verticistica e addirittura questa concezione della lotta di classe, insomma, molto, molto, se vogliamo, molto materialistica, molto lontana anche da quello che è lo spiritualismo mazziniano, da quello che è l'idealismo mazziniano, no? Però c'è questa collaborazione che è finalizzata soprattutto a tenere insieme le forze. E questa collaborazione si esprime tra l'altro e si concretizza, diciamo così, ai nostri occhi, attraverso un articolo che Filippo Buonarroti scrive e pubblica nel 1833, se non ricordo male, in un fascicolo della Giovine Italia. Quindi Filippo Buonarroti, collaboratore della Giovine Italia. La Giovine Italia raccoglie in questo periodo molte opinioni, tra l'altro anche quella di Gioberti, nota a tutti, no? Gioberti stesso scrive un articolo nel 1834, lo firma Demofilo, ma è un articolo che appunto fa vedere un po' il pluralismo, diciamo così, di questa esperienza, di quella che vuole essere appunto una proposta che raccoglie più voci, quindi che non. Però devono essere tutte voci che partono da un presupposto, quella l'adesione all'idea repubblicana, insomma, all'ideale repubblicano. E quindi in questa chiave anche Buonarroti ha la sua ospitalità, e in questo articolo del 1833 che pubblica appunto sulla Giovine Italia, e che Mazzini accetta di pubblicare sulla Giovine Italia proprio in funzione di questa collaborazione, che poi finirà lì a poco, proprio perché si evidenzia la difficoltà di tenere insieme due visioni così antitetiche, no? Poi Buonarroti di lì a qualche anno, nel 37, morirà, e quindi il problema si risolve, e a quel punto Mazzini veramente diventa il solo credibile esponente del pensiero rivoluzionario italiano. Allora, Buonarroti nel 33 pubblica questo articolo intitolato Del governo d'un popolo in rivolta per conseguire la libertà. Il governo d'un popolo in rivolta per conseguire la libertà, proprio appunto è una sorta di manifesto come si deve organizzare un popolo per conseguire la libertà. E cosa scrive? Appunto parla della organizzazione delle forze rivoluzionarie e poi parla appunto della gestione del potere, e scrive a questo punto: ho detto che la potestà governante la rivolta debba essere affidata a un ristretto numero di uomini se si vuole mantenere unità, vigore e prontezza. Un ristretto numero di uomini, quanti meno me ne saranno, più sarà celere, perseverante e meno esposta quella potestà alle divisioni intestine. Se cioè meno siamo e meno possibilità di litigare ci sono. Tali riflessi, questa frase è la più importante, tali riflessi mi inducono spesso a pensare che l'esito felice della rivolta
dipende forse dall'essere il potere supremo affidato ad un solo uomo da bene, ad un solo uomo. Uomo da bene non nel significato di da per uomo, ma insomma un uomo per bene, ecco, onesto, corretto e leale, e leale. Massini, che non aveva aperto, non aveva battuto ciglio quando aveva scritto, quando aveva letto, ho detto che la potestà del governante deve essere affidata a un certo numero di uomini, a questo punto fa una nota. Quando viene fuori questa proposta dell'uomo da bene, un solo uomo da bene, Mazzini non si trattiene e deve dire qual è il suo pensiero. Deve dire qual è il suo pensiero e lo dice appunto in una nota. Però è una nota che fa parte del testo, diciamo, quindi che è resa pubblica in questa sua divergenza di opinioni totale, è resa pubblica in questa nota. Dice, è una nota abbastanza lunga, ma che conviene leggere e conoscere proprio per sapere un po' capire la sostanza di questo dissenso. Noi consentiamo in tutte le idee che l'articolo esprime, il che non è vero, perché già c'è proprio una completa sovrapposizione delle, perché appunto sulla questione dell'organizzazione sociale, insomma della rigenerazione sociale, che per Buonarroti deve essere la più radicale possibile, appunto impostata su basi comunistiche, e quella di Mazzini, che invece è, lo sappiamo, volta soprattutto in questa fase a una forma di interclassismo, su questo non ci può essere ovviamente comunanza di vedute. Noi consentiamo in tutte le idee che l'articolo esprime, tranne in quest'una, che ammette tra i modi della potestà rivoluzionaria la dittatura dell'uno. Proprio lo dice, chiaro chiaro. Perché sebbene la potestà che deve governare la rivolta debba essenzialmente differire da quella che deve sottentrare dopo la vittoria, deve pur soddisfare a due condizioni. Quella di rinnegare assolutamente il carattere della potestà contro la quale il popolo insorge, quindi dice noi non possiamo, se vogliamo negare il carattere del potere contro cui insorgiamo, non possiamo poi riprodurre il carattere di quel potere, che è un potere dispotico. E quella di covare il germe della potestà futura, quindi oltre che non mettersi in contrapposizione al potere esistente, deve anche dare un'anticipazione di quella che sarà la potestà futura. Ed ambe le condizioni si risolvono nell'escludere la dominazione dell'uno e indicare la dominazione dei più. Quindi noi diamo subito un'idea di quello che vogliamo essere, neghiamo la dominazione dell'uno e auspichiamo la dominazione dei più. Perché? E qui segue tutta una serie di perché. Perché sebbene la potestà rivoluzionaria debba comporsi di pochissimi potenti d'anima, di intelletto e di cuore, e non giovi ricorrere a parlamenti, alle numerose assemblee, quando gli atti e i decreti hanno a succedersi con la rapidità dei colpi della battaglia, crediamo pure dovessi chiudere in questa potestà un rappresentante ad ogni grande frazione d'Italia che insorge. Un'altra volta riproposta l'idea del consiglio rivoluzionario, fatto comunque appunto dei rappresentanti delle province insorte. Quindi questo è il primo perché. Perché in un popolo guasto dalle abitudini della servitù, la dittatura riesce sommamente pericolosa. E riproporre quello che c'era prima. Perché fino al giorno in cui il governo della nazione verrà desunto dalla libera ed universale elezione, la diffidenza è condizione inevitabile ad un popolo che tende a emanciparsi, e il concentrarsi di tutte le forze della rivolta nelle mani di uno solo rende illusorie tutte le garanzie che potessero stabilirsi. Quindi è pericolosissimo affidarsi a uno solo, perché poi non sappiamo come va a finire, quindi illusorie tutte le garanzie che potessero stabilirsi. Perché in Italia, come in ogni altro paese servo, mancano tutti elementi necessari a conoscere l'uomo, che per virtù, energia, costanza, intelletto di cuore e d'uomini valga ad assumere sulla sua testa i destini di 20 milioni di uomini. Cioè, come facciamo a sapere, come facciamo a selezionare il personaggio che possa essere in grado di assumere su di sé un simile compito? Come facciamo appunto? È proprio una questione di fiducia tra la base rivoluzionaria e l'uomo che la deve rappresentare. E non c'è questa possibilità, perché appunto la rivoluzione è uno scoppio talmente repentino e talmente improvviso che non ha alle spalle una simile selezione di personale.
e a riconoscerle necessario un lungo corso di tempo e di vicende per le quali egli si è uscito incontaminato da alcune delle situazioni che corrompono più facilmente gli uomini. Ho avuto qualche situazione del genere, questo passo che non è riportato nella citazione l'ho dovuto trascrivere, come vedete, a matita, e quindi l'ho dovuto inserire perché ho dovuto dare la citazione completa. Mi potevo portare il volume di Della Peruta che pubblica questo articolo, no? Ma il volume Della Peruta pesa circa 2 kg, quindi ho detto per evitare problemi discogliosi meglio che ci portiamo questa. E mi sono fatto questa trascrizione, appunto. E poi riprende la citazione: l'opinione della dittatura, dove prevalga in Italia, darà potere illimitato, facilità d'usurpazione e forse corona al primo soldato che la fortuna destinerà a vincere una battaglia. Dice, con la dittatura, se ci capita, chissà a chi, non sta pensando certamente a Garibaldi, però guarda caso profetizza proprio una possibilità del genere, che cioè questa dittatura rivoluzionaria possa trasformarsi in una dittatura militare. Perché colui che viene portato alla ribalta dalle vicende dell'insurrezione, poi prendendo gusto, diciamo così, alla sua posizione di preminenza all'interno del movimento rivoluzionario, si può imporre la sua volontà. Ecco quindi che qui si vede chiaramente da questa cosa, proprio non credo che sia una dichiarazione di intenti che più chiara non potrebbe essere. La dittatura assolutamente no. Cos'è questo? È una affermazione di democrazia? Forse non ancora. Forse ancora c'è appunto una incertezza su questo campo, cioè c'è quella oscillazione che nel giovane rivoluzionario è appunto determinata dalla necessità di dare ascolto. Ma sì, è in esilio in questo momento, è in esilio in Francia. E in Francia voi sapete che il tema della dittatura è il tema appunto della guida della rivoluzione, è un tema che dal 1789-93 è rimasto scottante, è rimasto caldo, proprio appunto la presenza di Buonarroti in Francia sta anche a significare questo. Quindi c'è evidentemente, non c'è ancora chiara in Mazzini quella idea di democrazia per la quale sarà necessario il passaggio in Inghilterra. Perlomeno io considero di fondamentale importanza il passaggio in Inghilterra. Perché che cosa succede quando Mazzini arriva in Inghilterra? Brevemente rifacciamo la storia che tutti voi conoscete, no? C'è questa prima fase dell'attività della Giovine Italia che poi si infrange nell'insuccesso della spedizione di Savoia. Quindi c'è una stasi, ovvero una crisi, comunque una crisi politica forte, molti incominciano ad allontanarsi, la stessa Giovine Italia come organizzazione sospende praticamente la sua attività, e Mazzini va incontro poi anche a quella famosa tempesta del Bubbio che qualcuno ha voluto interpretare come una specie di martirologio, insomma, no? Una specie di passaggio quasi da vita dei santi, no? Cioè, la cosa, io passo attraverso questa tempesta che poi mi rigenera e mi posso, perché la tempesta del Bubbio viene fuori nelle note autobiografiche che sono del 1861. Però che Mazzini effettivamente nel momento in cui passa, trasporta, diciamo così, il suo esilio in Svizzera ed è costretto a nascondersi, a passare da un paese all'altro, perché inseguito dalle polizie della Francia, dell'Austria e della stessa Svizzera a un certo punto, veramente gli svizzeri lo proteggono più di quanto lo vogliono consegnare, perché ci tengono un po' alla loro dignità di paese, quindi non vogliono. Però certo che avere a che fare con Francia e Austria contemporaneamente non è facile, quindi per Mazzini questi sono 3 anni difficilissimi, e quando viene espulso dal paese e non può fare a meno di opporsi a questa espulsione, Mazzini prende i suoi bagagli e parte e va in Inghilterra. E va in Inghilterra e ha questo periodo di ambientamento abbastanza difficile, lo sappiamo, no? La vita, arrivare a Londra nel 1837, al tempo quando comincia il regno della regina Vittoria, non è facile, perché si tratta di una metropoli, perché Mazzini è stato abituato alla quiete della Svizzera, quindi già soltanto stare in mezzo al caos di Londra, poi il fumo, tutte queste cose qua,
c'è molto romanticismo in questo, ma è bello, insomma, a me piace molto questa, questa descrizione del, del, del cambiamento di stile di vita che Mazzini si deve imporre in questa fase. Quello che conta però, al di là appunto degli aspetti umani, che pure sono importanti secondo me, quello che conta è la possibilità, attraverso la presenza in un paese dalle, come dire, istituzioni parlamentari così consolidate, anche se così dialettiche, perché esposte continuamente a lotte di fazioni, quindi non è che la vita parlamentare anche in Inghilterra sia una specie di giardino delle esperidi, è una lotta parlamentare, però è una lotta che mette in evidenza che cosa? Mette in evidenza l'utilità del dibattito, l'utilità della discussione, del confronto delle idee in un ambito che è quello delle istituzioni, in un ambito che è quello della stampa libera. Mazzini, gli si aprono un po' delle come dire, gli si fa luce su questi punti, quella che lui considera, cioè abituato a stare in paesi dove nessuna espressione era totalmente libera e tutto era, anche la stessa Francia non era completamente libera, c'era il regno di Luigi Filippo, era un regno in parte autoritario, insomma, no? soprattutto a partire dal 34-35, quando Luigi Filippo si avvicina all'Austria. Allora le cose, in Inghilterra cambia lo scenario, e questo è bello per lui, constatare che c'è un paese dove veramente la, come dire, sovranità del popolo è reale, insomma, è reale almeno nelle forme. E poi lo si ha anche nelle sostanze, certo, quello è il momento della creazione dell'impero, dell'avviamento alla creazione dell'impero, certo è il momento della rivoluzione industriale in atto, quindi la formazione dei grandi capitali, del capitalismo trionfante proprio, della borghesia. Mazzini, da buon rivoluzionario, non ama la borghesia, e lo vedremo tra un po' perché lo rinfaccia o lo dice o lo fa osservare a uno dei suoi interlocutori privilegiati di questo soggiorno inglese. E quindi nei primi articoli che scrive per le riviste, perché come sopravvive poi grazie a queste collaborazioni che ha appunto con riviste inglesi nelle quali cerca di spiegare la condizione dell'Italia, oppure scrive delle corrispondenze per giornali francesi nelle quali proprio fornisce un quadro di quella che è la lotta politica in Inghilterra. E cosa apprende da questa lotta politica? Apprende appunto che c'è un sistema, che è il sistema parlamentare, è il sistema della rappresentanza, è il sistema rappresentativo. Quindi evidentemente l'idea della dittatura si consolida come espediente temporaneo nella sua testa. Non è che ci rinunzia all'idea della dittatura insurrezionale, ovvero sia, come la definisce Werther, la dittatura risorgimentale. Quella che rifiuta decisamente è la dittatura rivoluzionaria, cioè come uno sbocco, non come una pratica intermedia, ma come uno sbocco di un'azione di insurrezione e di rivolta. E queste idee vengono bene alla luce nel confronto che Mazzini, ed è di fondamentale importanza e secondo me è anche un po' trascurato, quando invece andrebbe guardato con molta attenzione, il confronto che Mazzini stabilisce con uno dei più grandi intellettuali inglesi del momento, e cioè lo storico scozzese Thomas Carlyle. Tutta la storia, le biografie mazziniane parlano molto del rapporto di Mazzini con Jane Carlyle, la sua amicizia, questi incontri, appunto questo frequentarsi praticamente una volta a settimana, l'invito a cena di Carlyle, e Carlyle era l'uomo che aveva lavorato sulla rivoluzione francese, apparteneva, come dire, a uno schieramento conservatore, il suo pensiero era un pensiero conservatore. In cosa Mazzini trovava un punto di incontro con Carlyle? Soprattutto nella sua polemica verso l'utilitarismo benthamiano. Ecco, quello che Carlyle rifiutava era appunto la visione di un mondo moderno che fosse retto dal principio dell'utilitarismo, dal principio del materialismo, dall'interesse, dai traffici, da tutto quello che era l'Inghilterra che aveva sotto gli occhi. Su questo Mazzini era d'accordo. Su cosa invece divergevano? Divergevano su un fatto fondamentale, che Carlyle in questi anni, e Mazzini va a assistere e ci dà appunto poi le sue cronache di queste,
di queste conferenze, va ad assistere a quel ciclo di conferenze a partire dal 42, ormai tiene a Londra, tra l'altro conferenze a pagamento seguitissime, perché la gente parlava con un nome, sarebbe come qualche anno fa dire Habsburg o cose del genere, quindi nomi grandi della storiografia, era una celebrità, ma se ne va a assistere a queste conferenze che Carlyle tiene sull'eroe e sulla presenza dell'eroe nella storia. Probabilmente quelle cose sono state poi pubblicate e sono ancora, spesso si vengono ristampate, proprio perché sono molto significative di quella che è la temperie spirituale di una parte del mondo politico inglese in quel momento, in quegli anni 40, appunto al tempo della legge della vittoria. E Carlyle dà un grande peso all'eroe, dà un grande peso all'individualità. L'individualità per lui è la presenza risolutiva nella storia. Napoleone, si occupa anche di Dante, cioè tutti questi grandi personaggi, è l'individuo che conta per Carlyle. Le masse, per carità, le masse non contano assolutamente nulla. Il potere deve essere affidato a Cromwell. Cromwell è l'altro grande individuo della storia inglese. Quello che è venuto dopo, appunto, il Parlamento, questa presenza della borghesia, che è un'aristocrazia pigra, appunto dell'aristocrazia imborghesita nel Parlamento, non serve assolutamente niente se non a abbassare il livello della qualità, diciamo così, dell'istituzione. E allora io qui voglio proprio leggere un brano, che è una cosa che ho scritto recentemente, perché secondo me poi vi dà un'idea più precisa e voglio fermare alcune cose. Vi leggo questo brano, appunto, che è uscito questi ultimi giorni. Dunque, questo rapporto di amicizia che alla fine del 37 lo legò Mazzini a Carlyle, pensatore storico scozzese che nei suoi scritti aveva espresso tutta la pressione possibile per un sistema di vita come quello inglese, ormai in piena rivoluzione industriale e dunque proiettato incessantemente verso l'accumulazione di beni materiali, sensibile solo all'andamento della borsa, irrimediabilmente chiuso verso ogni forma di elevazione spirituale. Su questo Mazzini, sentendo risuonare motivi a lui familiari, lo seguiva con convinzione, tanto da spingersi ad affermare che tra tutti gli intellettuali della sua epoca erano solo tre quelli ai quali poteva riconoscere una sicura nobiltà interiore. Chi erano questi tre intellettuali? Lamennais, il francese Lamennais, dal quale aveva imparato tante cose, era stato forse una delle letture più formative, certamente più di Carlyle. L'americano Emerson, padre del trascendentalismo americano, un altro idealista, e appunto Carlyle. Queste le tre figure che contavano per lui, grandi intellettuali. Tutti accomunati da un sano disprezzo per le teorie di Bentham e dalla nobile aspirazione a non disperdere l'esistenza in una mera ricerca del benessere. In più c'erano entrambi, nello scozzese come nell'italiano, una condanna della borghesia, che Mazzini giudicava un'aristocrazia della classe media sostituitasi a quella del sangue. Queste sono parole sue, un'aristocrazia della classe media sostituitasi a quella del sangue, e che Carlyle paragonava appunto a un'aristocrazia pigra, a un'aristocrazia fannullona, che aveva soltanto una funzione, quella di andare a perdere tempo in Parlamento. Lui usa questo neologismo dilettantaing, cioè a fare dilettantismo nel Parlamento. Quello che Mazzini non poteva assolutamente accettare era l'esaltazione che Carlyle faceva del ruolo delle grandi individualità nella storia. Questo è qui che c'è, non è tanto nell'analisi che fa Vetter, che è un'analisi molto filologica di tutti i luoghi in cui Mazzini parla della dittatura, per dire, è qui che c'è il suo rifiuto della dittatura, è proprio appunto il rifiuto dei grandi uomini, del ruolo dei grandi uomini nella storia, a scapito di ogni considerazione per l'umanità. La vita collettiva, il concetto di missione, è un concetto che riguarda tutti. Tutto ciò gli sembrava denunciare uno scetticismo inconciliabile con la sua idea di progresso e con la sua fede nell'uomo. Va scritto a merito di entrambi se l'esposizione che Mazzini fece di queste sue opinioni critiche, comunque temperate da molti elogi per la tempra morale e di qualità di scrittore dello scozzese, invece di compromettere il loro rapporto, lo rese più stretto di quanto fosse stato in precedenza. Effettivamente l'idea che ci fosse questo divario di opinioni così profondo non è che separò i due uomini, no, anzi li avvicinò ulteriormente, perché entrambi avevano bisogno l'uno dell'altro, c'era una sorta di dipendenza psicologica
ognuno restando fermo nelle proprie idee, chiaramente, però c'è questo contatto si rivela molto, molto fruttuoso. E vabbè, è chiaro che poi la posizione di Carlyle dipendeva da quello che succedeva in Inghilterra, dove c'era un'effettiva paura delle masse, di quello che potevano significare le masse per il, perché stavano emergendo, erano masse che c'erano stati scontri e incidenti, c'era stata la famosa rivolta che era stata chiamata di Peter. Non mi ricordo, comunque una specie di Waterloo dell'ordine pubblico, insomma, Peterloo mi sembra che l'avessero chiamata, proprio per raccostarla a Waterloo, e c'erano stati diversi segnali di una difficoltà di procedere a uno sviluppo ordinato senza chiamare sulla scena, e quindi senza. Pensate che la legge elettorale inglese all'epoca era una legge elettorale molto restrittiva, votava. Era un po' come quella piemontese del 48, votava il 3% della popolazione, quindi il controllo, diciamo così, che si aveva sulla società da parte delle istituzioni era un controllo molto rigido, e questo non poteva durare a lungo proprio perché queste masse erano comunque coinvolte nei processi produttivi, avevano un ruolo importante, quindi è chiaro che si era in una fase che doveva essere per forza di transizione. E in effetti fu proprio a partire dal confronto con Carlyle e con la sua avversione per la democrazia che la strada da percorrere, gli obiettivi da raggiungere gli si chiarirono meglio, e direi anche con una prospettiva più moderna che in passato. E qui mi è venuto comodo citare due affermazioni di due storici che hanno studiato Mazzini a fondo, cioè Salvo Mastellone, nomi notissimi, Salvo Mastellone e Giuseppe Galasso. Mastellone ha scritto che la svolta del pensiero di Mazzini, dopo il suo arrivo in Inghilterra, dal generico repubblicanesimo popolare a una visione chiaramente democratico-rappresentativa, appunto colma quello che era un vuoto della sua formazione del periodo francese. Quindi la visione chiaramente democratico-rappresentativa, questa è la frase centrale, quella che Mazzini mette a punto attraverso questa esperienza dei primi anni di presenza in Inghilterra, è una visione democratica rappresentativa. Galasso a sua volta in quella analisi molto, molto profonda e molto approfondita che ha fatto del pensiero sociale di Mazzini nel congresso del centenario del 1972, il congresso del centenario della morte di Mazzini, cosa ha scritto? Ha scritto che la conoscenza dell'Inghilterra non solo lo confermò Mazzini nella convinzione della validità del sistema democratico rappresentativo, del rifiuto del totalitarismo giacobino o d'altro tipo che fosse, e del valore che l'esercizio della libertà aveva come educazione alla libertà stessa. Quindi non solo gli fece capire tutte cose, ma valse anche a suggerirgli le formule per cui la denuncia dell'ingiustizia sociale venne per lui a tradursi nell'indicazione di nuovi rapporti da auspicare e promuovere per il progresso sociale, al di là di quanto già non fosse contenuto nel programma democratico repubblicano elaborato precedentemente. Questo è importante, lo sviluppo di questa sensibilità per il progresso sociale, che sono le parole dell'opera Galasso, perché una delle critiche che si facevano allora, nell'Ottocento, e che si faranno dopo, nell'Italia del dopoguerra, dopo seconda guerra mondiale, in un momento in cui la storiografia italiana si apre a Gramsci, si apre a Marx, qual è? È quella che la rivoluzione di Mazzini è una rivoluzione che non ha contenuti sociali, mentre invece appunto Galasso, ma altri storici, per esempio Galante Garrone, Emilia Morelli, Alessandro Levi già in passato, Giorgio, cioè tutti quelli che si erano occupati e continueranno a occuparsi di Mazzini negli anni successivi, sono convinti che nella sua idea la rivoluzione, appunto la seconda fase, dopo l'insurrezione dovrà venire la rivoluzione. La rivoluzione è quella, appunto, il cambiamento del modo di vita del paese, cioè l'organizzazione di una nuova vita sociale in cui quindi ci fosse chiaramente un programma anche non di rivoluzione ma di riformismo sociale, che era il punto più avanzato al quale Mazzini potesse arrivare, perché Mazzini era convinto che a evitare appunto
in un paese già così diviso nel passato, quindi con queste linee di frattura molto profonde, queste linee di frattura andavano sanate, non andavano approfondite ulteriormente. E quindi la collaborazione sociale, l'associazionismo, per usare il termine mazziniano per eccellenza, l'associazionismo, ovvero la cooperazione, come volete chiamare, con l'ubero, anche collaborazione di classe, non si vergognava Mazziniano, chiamare in causa gli aristocratici, per lui non era un problema, perché tutti dovevano riconoscersi appunto in quei valori che lui stava predicando. E questo, quando è che lo vediamo in piena esplicitazione nell'unico momento in cui Mazzini esercita un'opera di governo durante la sua vita. È quel momento che va da marzo del 49 fino al giugno del 49, marzo, aprile, maggio, giugno, quattro mesi, fine marzo, fine giugno del 49, cioè durante la Repubblica. È soltanto in questo momento che noi possiamo mettere alla prova quella che è appunto quello che è il pensiero rivoluzionario di Mazzini. Cosa c'è durante la Repubblica Romana? Tutti lo sanno, Mazzini arriva a Roma il 5 marzo del 49, la Repubblica già è stata proclamata dal 9 febbraio. Cosa si trova davanti? Una situazione, appunto, già il Papa è fuggito da tempo, quindi non c'è possibile, si sta organizzando una presenza di questa Repubblica sullo scenario italiano. E si sta organizzando anche dall'altra parte, da Gaeta, si sta organizzando anche il tentativo di riportare il Papa sul trono, perché un Papa non può rinunziare al proprio potere temporale, perché è il potere che ha ricevuto dal suo predecessore, così dice Pio IX, ma lo deve consegnare al suo successore, altrimenti viene meno a quello che è di importanza fondamentale, anche di onore, insomma, no? E allora in questi mesi, quando Mazzini arriva a Roma, si trova appunto davanti a una situazione che è romana e italiana allo stesso tempo, perché è romana nel senso che molti dei romani vorrebbero dare a questa esperienza di rivoluzionaria un significato locale, che Mazzini vede come il fumo negli occhi. Guai a creare una Repubblica Romana. La Repubblica Romana non serve assolutamente a nulla, è una specie di luogo riservato in cui tutto intorno il paese sta in mano appunto agli stranieri, e qui abbiamo la nostra bella Repubblica. Non serve assolutamente a nulla. Bisogna fare della Repubblica Romana una Repubblica Italiana, così non si può avere una Costituzione Romana, perché quello che ci interessa è una Costituzione Italiana. Una Costituzione Italiana non la possono fare i romani. È vero che a Roma sono confluiti personaggi di tutto il mondo rivoluzionario italiano, tutto l'ambiente, il milieu rivoluzionario italiano si è precipitato a cominciare da Garibaldi, ma poi con tanti altri, Saffi, che poi era un pontificio, Saffi era pontificio, ma Cernuschi non era pontificio, Saliceti non era pontificio, cioè questi esponenti che avevano visto fallire il 48, perché sono uomini che sono sulla scena già dal 48, e questi arrivano tutti quanti a Roma proprio con la speranza di dare una ripresa, di dare una svolta a questa vita rivoluzionaria, a questa rivoluzione del paese. E proprio la loro idea. E infatti Mazzini, un po' in questa stessa chiave, accorre anche lui a Roma, ma aspetta ad arrivarci perché non vuole avere una presenza appunto in una cosa che è fondamentalmente locale, e vuole arrivarci dopo che ha avuto la sicurezza che, passando per la Toscana, Guerrazzi e Montanelli gli hanno garantito l'unione con Roma, che è il primo fallimento di questa fase, perché appunto Guerrazzi e Montanelli, che tengono molto all'autonomia della Toscana e vogliono risolvere il problema in un altro modo, cioè mettendosi d'accordo col Granduca, che se ne è scappato pure lui a Gaeta, insomma non ci tengono a questa unione. E quindi quando Mazzini arriva a Roma ancora spera che sia possibile l'unione con la Toscana. Tra l'altro, cosa succede in quei giorni? Che il 23 marzo, quindi 15 giorni dopo che Mazzini è arrivato a Roma, il Piemonte ritorna, fa la seconda prova della guerra con una seconda sconfitta. Però ecco, il quadro è mosso in questo momento, è un quadro molto mobile, in cui c'è la possibilità che appunto alcune cose, se le cose vanno bene, ecco Mazzini che in queste cose è sempre, subisce sempre una forte spinta dal suo ottimismo, dice se le cose vanno bene, qui veramente si crea un insieme di situazioni dalle quali può venire fuori poi
un blocco di realtà regionali che tutte insieme possono fronteggiare la presenza straniera e quindi possono determinare anche che cosa? Le potenze, possono spingere le potenze ad accettare questa soluzione italiana. Questo non si verifica, il tutto si finirà per concentrarsi a Roma. Però cosa succede? Che appunto, quando Mazzini arriva a Roma, il potere è in mano a un comitato esecutivo, In ottemperanza un po' a quella che è il ruolo che Mazzini storicamente ormai riveste da 18 anni, e in ottemperanza proprio a questa idea della fase rivoluzionaria che deve essere gestita da poche persone, ecco che si crea il triunvirato. Il triunvirato che cos'è? È un potere esecutivo ristretto, è in pratica l'applicazione di quella che era la teoria mazziniana. Però badate bene, questo che vuol dire? Un potere esecutivo totalmente autonomo rispetto all'assemblea? Assolutamente no. Il potere esecutivo di cui Mazzini fa parte è consapevole che il rapporto con l'assemblea, cioè con la rappresentanza dello Stato Pontificio, dell'ex Stato Pontificio, è ineludibile. Deve assolutamente passare attraverso un corretto rapporto con Pietro. E quindi non c'è una dialettica, c'è una comunicazione continua. Non c'è un giorno in cui il triumvirato non dà comunicazione all'assemblea delle decisioni che prende, che sono decisioni essenzialmente operative. Non si opera sul campo legislativo, si opera sul campo dell'organizzazione della difesa, organizzazione dell'esercito, dell'organizzazione delle finanze, c'è un problema, della politica estera, quindi i contatti che si prendono. Sono tutte pratiche che vengono portate avanti con un grande rispetto della reciprocità dei ruoli. Insomma. L'Assemblea rende sempre atto a Mazzini e ai suoi colleghi del triunvirato, che sono poi Armellini e Staffi, della correttezza in cui operano. E Mazzini appunto dà sempre conto all'Assemblea delle decisioni che vengono prese, che ripeto sono decisioni che riguardano unicamente la difesa della città. Come le cose siano andate, qua lo sappiamo tutti, i francesi arrivano, quindi però quella testimonianza, diciamo così, che viene fuori da questa resistenza romana, da questa esperienza romana del 49, è una testimonianza importante perché appunto è riuscita simbolicamente, non materialmente, ma simbolicamente è riuscita a raccogliere una serie di consensi e di presenze, proprio Nella chiave che più piaceva Mazzini, il fatto che a Roma arrivi a combattere un uomo come Luciano Manara, che appartiene all'aristocrazia milanese, che è monarchico, che ha combattuto nel 48 con i piemontesi, che però appunto interpreta questa vicenda repubblicana come qualcosa che può rappresentare tutto l'animus pugnandi degli italiani, no? In un momento in cui tra l'altro si sente spesso dire che gli italiani non si battono, c'è anche questo, nella storia c'è anche questo desiderio di, forse un po' infantile, non lo so, forse di replicare a questa cosa dell'onore che viene maltrattato, che viene recuperato, e comunque c'è un federalista come Cernuschi, ci sono tante anime. E ci sono appunto anche personaggi che appartengono al vecchio ambiente papale, Papalino. Nel primo progetto di Costituzione, perché poi nonostante Mazzini non sia favorevole, per dire proprio appunto la sua acquiescenza, se vogliamo, comunque il suo rispetto del ruolo dell'Assemblea, Mazzini ha detto che la Costituzione non si deve fare, la Costituzione fa lo stesso. Perché tra l'altro lui stesso dovrà riconoscere che questo fare la Costituzione avrà in prospettiva un grande valore simbolico. La Costituzione si fa lo stesso. La prima relazione della Costituzione viene affidata a un personaggio che molti definiscono mazziniano, Cesare Agostini, che in realtà non è mazziniano, e lo si vede dal fatto che il primo articolo del progetto di Costituzione di Cesare Agostini dice che la religione cattolica è la religione dello Stato, che è quanto di più antimazziniano ci potrebbe essere, ma non avrebbe mai potuto approvare una cosa del genere. Quindi, però, appunto, questo primo progetto poi viene sottoposto a un esame da parte di una seconda commissione, e lì ci sarà una relazione Saliceti che appunto articola, diciamo così, il progetto di Costituzione più o meno nelle forme con cui poi è stata approvata il 30 luglio. Cioè ci sarà ancora una discussione, però dovete capire che è una discussione che avviene
tra il 15 giugno e il 30 giugno, cioè proprio nel momento in cui l'assedio francese sta producendo i suoi scompassi più grandi e appunto sta ormai entrando nella città, le truppe francesi stanno entrando nella città. L'entrata vera e propria avverrà il 3 luglio, però già dal 30 giugno, che è il giorno in cui Mazzini lascia il triumvirato e si dimette, proprio per non dover dare esecuzione a quella capitolazione che aveva giurato che non avrebbe mai firmato. Insomma, è una, anche lì c'è un, in situazioni come queste è facile perdere la calma, è facile perdere anche un po' l'orizzonte dei propri ideali, insomma, no? Quindi questo mettersi contro l'assemblea è effettivamente un momento assai forte, però io credo che si possa capire situazione di grande tensione anche morale, no? Di grande tensione anche con quelli che dicono che Mazzini ha minato il Vaticano perché vuole far saltare in aria il Vaticano, figuriamoci, non era proprio. Oppure quegli altri che dicono Mazzini sta mettendo da parte i soldi, qua tutti quanti sono venuti a rubare il tesoro di San Pietro, si sono venduti i documenti del Sant'Uffizio, i beni del Vaticano. Insomma, c'era una stampa straniera che lavorava molto su queste cose. E in maniera insospettabile avveniva questo anche in Inghilterra, dove nonostante come dire, il secolare conflitto fra mondo protestante e mondo cattolico, la ragion di Stato cosa diceva? Che a Roma era meglio se tornava in Papa, perché così non c'era il pericolo che la Francia si impadronisse e stabilisse il suo controllo. Uno dei motivi che spiegano la storia europea dell'Ottocento è proprio questo conflitto tra Francia e Inghilterra, no? Per il controllo, il dominio del Mediterraneo, fondamentalmente. Quindi, nonostante questo, il Times scriveva articoli di grandissima violenza contro quello che avveniva a Roma, contro il governo repubblicano, perché in realtà, se noi andiamo a guardare bene, io qualche volta mi sembra che lo abbia pure scritto, il vero 48 italiano è il 49. Il 48 inteso come rivoluzione dal basso, perché il 48 è una rivoluzione che viene fatta, sì, viene iniziata, ma poi finisce in mano ai sovrani. C'è la guerra del 48, che è una guerra federale che viene tentata da Piemonte, Napoli, Toscana, e poi gli altri stati, Ducati e via dicendo, che mandano le loro truppe, però è in mano ai sovrani, mentre il 49 è totalmente perché insorge la Sicilia, insorge Venezia, che era già insorta nel 48, insorge Venezia, insorge Roma, cioè, e questa è veramente un'esplosione dal basso. Quindi da un punto di vista mazziniano non ci sarebbe che essere soddisfatti di questa cosa, perché appunto è un po' la realizzazione di quella che era la sua grande ambizione, no? questo contemporaneo mettersi in moto di tutti questi focolai insurrezionali, solo che poi non si realizza dove fallisce, non si realizza una sinergia, come si direbbe oggi, cioè non si realizza una collaborazione tra queste cose, non c'è una convergenza verso un solo luogo. La Sicilia opera per conto suo, la Toscana opera per conto suo. E quindi è facile poi per le potenze tenere sotto controllo la situazione, no? Venezia viene lasciata, perché Venezia dice resiste fino all'ultimo? Perché Venezia è un po' marginale, e quindi gli austriaci dicono vabbè, con quelli ce la sbrighiamo dopo, per ora pensiamo a riportare il palo sul trono. Cioè veramente quello che diventa importante anche agli occhi dell'opinione pubblica europea è ristabilire a Roma la sua autorità, perché quell'autorità è un po' il perno della tenuta della penisola. Finché c'è il Papa noi possiamo stare tranquilli che il territorio italiano sarà diviso in due, un nord e un sud, in mezzo c'è il Papa, e finché resiste questa cosa l'Austria avrà il suo punto d'appoggio, avrà, quindi in questo quadro, diciamo così, strategico di alleanze, di interventi, di dicendo, la figura del Papa è una figura che anche ai più laici della Chiesa, la Francia che ha avuto Voltaire, insomma, voglio dire, la Francia che è stata il paese del libero pensiero, la Francia porta il Papa, infatti è la contraddizione che viene subito rinfacciata, ovviamente. Tra l'altro bisogna dire che molti di, perlomeno le fonti ci dicono questo, che in questo esercito, questo corpo di spedizione francese che arriva a Roma,
alcuni disertano proprio perché non se la sentono di portare avanti la politica di Luigi Napoleone, che è una politica di restaurazione papale, e combattono a loro molti francesi, così come appunto molti anti-bonapartisti, perché tra l'altro, la frase di Marx è celebre, no? Bisognava conservare i contadini del Papa, insomma, per conservare i contadini del Presidente, insomma, no? Del Presidente, perché ha fatto questa spedizione? Perché in questo modo si garantisce, Napoleone viene eletto nel dicembre del 48, no? E a Napoleone interessava, in funzione di quella che era poi la sua ambizione, interessava appunto a allargare il suo consenso, poi sulla base del quale poi fare il colpo di Stato, insomma. Quindi questo momento è un momento decisivo, non a caso da qui poi prenderà le mosse quella che sarà appunto la prospettiva politica piemontese, dell'unificazione, cioè guidata dal Piemonte. Una volta tolti di mezzo tutte queste forze che riprendono, tutti riprendono l'esilio, Garibaldi se ne va, l'altro se ne vanno tutti perché non possono restare in Italia, molti ci lasciano la pelle a Roma. Quindi, però una volta risolta questa vertenza, questa pendenza, a quel punto la pacificazione, diciamo così, si è verificata e resta in campo soltanto l'ipotesi appunto della guerra regia, quindi dell'iniziativa regia che è appunto Vittorio Emanuele II, grazie a Cavour, grazie quindi a tutta l'opera diplomatica di Cavour, riuscirà a portare. Mazzini, come si atteggerà? Ancora una volta abbiamo appunto, ancora una volta viene fuori la cosa della dittatura, dei pieni poteri durante la guerra, cosa che Mazzini accetta perché a quel punto l'idea che comunque si arrivi all'unificazione gli fa accettare anche appunto questo protagonismo regio. Però per Mazzini dove il problema lo si risolveva non contrastando la monarchia nelle sue aspirazioni, ma imponendo alla monarchia che cosa? Una scelta che per Mazzini era di fondamentale importanza e che ancora una volta ribadiva il contenuto democratico del suo pensiero. La scelta doveva portare alla convocazione di un'assemblea costituente. La vittoria nella guerra doveva portare alla convocazione di un'assemblea costituente, cioè a decidere il futuro del paese. Non poteva essere un re conquistatore appoggiato dai francesi, ma doveva essere il paese stesso. Su questo e sulla come dire, arrendevolezza di Garibaldi, il quale appunto dopo la spedizione dei Mille fa fare il plebiscito anziché porre come voleva Mazzini il problema della costituente, ma probabilmente non c'era un'alternativa, non è che sto dicendo che Mazzini avesse ragione, sto dicendo che però questa posizione di Garibaldi chiaramente si traduce immediatamente in un consenso generalizzato, appunto quello plebiscitario, verso l'unificazione piemontese. Ed ecco qui quindi il personaggio di Mazzini e le sue proposte, le sue ipotesi vengono immediatamente, automaticamente accantonate e quindi bisogna accettare, Mazzini stesso dovrà accettare l'unificazione, senza però che questo significhi una rinuncia poi a quella che sarà la sua ultima battaglia politica, quella che conduce negli 11 anni che gli restano da vivere, organizzando il movimento operaio, facendo altri tentativi, cercando di porre questioni importanti come quella della laicizzazione dello Stato, appunto anche delle riforme se vogliamo, quindi a tre. Però questa è un'altra storia e io credo che quella che vi ho raccontato sia quella che poi dovevo trattare. Naturalmente se ci sono domande da parte dei presenti, io sono qui, basta che mi bevo un po' di acqua e sono. Grazie molto Gratti, se abbiamo ancora un pochino di tempo per domande, commenti o stimoli da parte vostra. Prego. In che senso Garibaldi aveva le mani legate e non c'era altra via rispetto a questa rendevolezza che fa nei confronti di Vittorio Emanuele? Beh, non è che ha le mani legate perché non è proprio pacifica la sua adesione, diciamo così, ma quando il famoso incontro di Teano, no? Il 26 ottobre, oggi
domani è l'anniversario dell'incontro di Teano, del famoso incontro di Teano, è l'incontro di un vincitore che deve cedere il frutto della sua vittoria. Quindi Garibaldi lo vive male e però non sa trovare, perché dall'altra parte c'è Mazzini. Quindi o lui sta dalla parte di Vittorio Emanuele o sta dalla parte di Mazzini. Stare dalla parte di Mazzini per Garibaldi era impossibile, perché c'era troppo conflitto tra le due personalità. Garibaldi ha sempre, dal 48 in avanti, dal 48, tra l'altro, parlando della dittatura, avrei dovuto dire che il vero esponente, diciamo così, del pensiero dittatoriale italiano, con dei limiti però, perché la personalità non era certamente un Mussolini, ma insomma il vero esponente del pensiero è Garibaldi, che nel 49 a Roma vorrebbe la dittatura, vorrebbe assumere su di sé la dittatura. Anche per lui è una dittatura limitata al momento del conflitto, quindi a portare fuori, diciamo così, a portare la barca fuori dalla tempesta. Una volta che la barca fosse arrivata in porto, poi appunto per plebisciti, il costituente, questa. Per il Bambi non era un pensatore politico, era fondamentalmente un esecutore. Quando nel 60 porta a termine questa fortunatissima vicenda della spedizione dei Mille, si ritrova a gestire qualcosa che è più grande di lui, appunto perché non ha una visione politica d'insieme, ha uno spazio chiuso che è quello della collaborazione con Mazzini, che lo vuole portare alla Repubblica, e Garibaldi in quel momento si rende conto che non è possibile, ci sarebbe la guerra civile. E allora è gioco forza accettare quello che poi gli è più vicino, perché Garibaldi nel 59 ha combattuto con la divisa dell'esercito regio, dei cacciatori delle Alpi, quindi Garibaldi nel 59 è stato acchiappato da Cavour, che l'ha introdotto tra l'altro anche lì Max Smith ha fatto questa cosa, Cavour e Garibaldi come due, Garibaldi aveva un rispetto per Cavour nel 59, se leggete le lettere, praticamente sono le lettere di un servo al padrone, questo sarebbe troppo, però certamente di un soldato disciplinato al suo generale, ecco, questo è il rapporto che c'è tra Cavour e Garibaldi. C'è una lettera di Garibaldi che scrive a Vittorio Emanuele: Sire, voi siete la nostra Repubblica. Questo per dire il concetto che ci aveva invitato, e poi segue: ambo siamo vecchi, fecimo molto, potessimo fare di più. Queste sono le sue parole. Ma infatti Garibaldi preferisce lavorare, salta pure preferisce lavorare con Vittorio Emanuele. Molto dei suoi anche. Molti dei suoi. Si porta presto la crisi del mazzinanesimo negli anni 50, è una crisi che deriva dal fatto che molti repubblicani al seguito di Garibaldi si trasferiscono nel fronte monarchico. D'altronde anche quando va in Inghilterra dice che l'Inghilterra è una repubblica. Inghilterra perché dice la monarchia gode del consenso popolare, quindi questa è una repubblica. Era questa un po' la sua visione, e certo al confronto quella di Mazzini era proprio una politica. Non era facile capire cosa fosse una repubblica allora. Non era facile. Per molti non se lo vedeva. Sì, ma anche per molti. Quando parlare di costituente nell'Italia dell'Ottocento, in Toscana c'era la battuta che la costituente era la moglie di Montanelli, no? Che cos'era la costituente? Dei Montanelli. Perché appunto, ma ovviamente è una battuta, però stava a significare la poca confidenza che l'opinione pubblica del tempo aveva con questo. Insomma, parlare di costituente, ma che era così? Sai quello che è successo in Francia nell'89? No? Costituente tutto era vago, un po' il problema del paese sta proprio in questo, che c'è una cultura politica, forse ancora oggi c'è una cultura politica poco diffusa, allora tanto più, insomma. Quindi questa non poteva accettare nessuna altra strada che non fosse quella che lo portava a sostenere la monarchia. Dalla quale si augurava che poi riprendesse la guerra, no? Perché nel 61, che nella primavera del 61, Garibaldi si prepara a lanciare una nuova offensiva contro l'Austria, ma viene bloccato proprio da Vittorio Emanuele II, insomma, perché la situazione internazionale ancora non lo consente. Garibaldi cercherà di fare tentativi perché vuole arrivare a tutti i costi a Venezia e soprattutto vuole arrivare a Roma, perché vuole buttare giù il potere temporale. La monarchia lo tiene. Quindi siccome non vuole ricorrere a Mazzini, a Roma diremmo Bertigna, cioè perché proprio non gli andava, non poteva fare. Allora deve stare buono. Cioè, questo
dell'unificazione l'aveva un po' bloccato, lui pensava all'unità e ha sacrificato tante altre cose, sì, tra virgolette democratiche, rivoluzionarie. Però è stato importante per la monarchia, perché la monarchia si è fatta scudo, diciamo così, da questa cosa, per dare al pubblico di dare una monarchia popolare. Tra l'altro, questo è vero, perché nell'aristocrazia, per esempio, io conosco abbastanza bene l'aristocrazia romana, l'aristocrazia romana non si fida di Vittorio Emanuele II, perché è un re democratico, perché è un re che va in combutta con Garibaldi, ma come può essere? Questo è un brutto segnale, quindi... Quando nel 70 arrivano a Roma, quelli che dicono i piemontesi, in realtà sono gli italiani, l'aristocrazia sta sulle sue, è diffidente, si è fatto tutto con Garibaldi, assolutamente è un re che non vogliono andare, a parte che sono anche papalini, però anche quelli che non sono papalini non vedono di buon occhio questa monarchia, perché appunto la considerano un po' inquinata, diciamo così, un po' deviata da questa... Lei ha parlato, sì, se posso, ha parlato della contesa di Mazzini con Carlyle, per appunto sulla figura dell'eroe. Allora mi viene da domandare, nella storia politica in Italia, Mazzini come vedeva se stesso, il suo ruolo, appunto, se faceva leva sulla collettività, sul popolo che, ispirato da questa religione laica, se possiamo dire, si muoveva in un unico, ecco. Come vedeva se stesso? Beh, Mazzini... sicuramente aveva una grande considerazione di sé, anche se non lo dà mai a vedere, perché l'uomo era consapevole di quello che valeva. Devo dire che insomma, in questo come dire, era sottoposto a una specie di tensione interiore, nel senso che sapeva di questo suo valore, però nello stesso tempo la sua concezione della democrazia e il rispetto dell'individuo, dei valori dell'individuo. Quando fa la polemica con Carlyle, che è una polemica anti-individualista, non vuol dire però che non abbia il rispetto dell'individuo Mazzini. Mazzini ce l'ha il rispetto e ce l'ha soprattutto nel rapporto appunto con i suoi collaboratori. Poi certo lui sa benissimo di essere l'uomo al quale, voi forse non avete idea, oggi non si ha idea, nel corso dell'Ottocento, quando Mazzini sta a Londra, soprattutto tra il 45 e il 55, prima della Repubblica Romana e ancor più dopo la Repubblica Romana, tutta l'Europa rivoluzionaria si rivolge a Mazzini. A Londra arrivano delegazioni, polacchi, bulgari, rumeni, spagnoli, arriva di tutto, perché Mazzini in quel momento è il più grande rivoluzionario dell'Europa. Quindi è chiaro che nella sua psicologia questo qualche consapevolezza di quello che vale gliela dà, però Mazzini non è così vanitoso e così narcisista da fermarsi a questo. Mazzini vuole andare avanti per la sua strada, che è quella di costruire, di realizzare, insomma. E il problema che si pone non è soltanto quello dell'Italia. Il problema è che la visione di Mazzini è una visione complessiva. Anche in questo ha una sua strategia, che vuole essere quella della sollevazione, della costruzione di una nuova Europa. Di una nuova Europa dove ci sia spazio anche per le monarchie, perché Mazzini non si sognerebbe mai di buttare giù la monarchia inglese, figuriamoci. Però dove ci sia spazio per l'affermazione della volontà, per la creazione della cittadinanza, insomma, l'affermazione del concetto di cittadinanza. Io sono cittadino in quanto ho un ruolo, ho una partecipazione, sono sono nel mio piccolo depositario della sovranità. Questo è l'interesse, questo è il principio che mi interessa affermare e per cui si batte. E allora, per fare questo, non puoi come dire, specchiarti ogni giorno e dire come sono bravo e come sono bello, devi calarti nella lotta, devi anche rischiare le sconfitte e ne subisce parecchie, e quindi devi anche essere sottoposto a una polemica continua. Voi non sapete le cose che riescono a scrivere i giornali reazionari su Mazzini, ma ancora qualche anno fa abbiamo avuto il film che ce l'ha proposto come il cattivo maestro, insomma, per dire che questo è un po' il rischio che si corre nel momento in cui si ha una posizione così di primo piano nella storia contemporanea, che certo viene osannato, ma allo stesso tempo diventi anche un bersaglio. Allora mantenere quello che io apprezzo in Mazzini è che lui sia riuscito a mantenere, diciamo così, un equilibrio interiore molto forte, che cioè veramente, come si dice oggi, non si sia montato la testa, insomma, non si sia montato, certo, però che poi non sapesse quello che era, questo è possibile.
chiaro che sapeva chi era e che cosa significava, solo che cerca di convogliare tutto questo, per esempio, nella costruzione del movimento operaio, che è un fattore di progresso, ovviamente, no? In quell'Italia, appunto, in quell'Italia arretrata, agricola, rurale, papalina, organizzare il movimento operaio non è che serve a Mazzini per diventare Presidente della Repubblica, non ha questa aspirazione. Gli serve proprio per dare una svolta alla vita del paese, per cercare di costruire un paese migliore di quello che, in cui era cresciuto lui e che l'aveva costretto all'esilio. Questo è quello che vuole fare. Certo, poi ovviamente le circostanze della vita non sono sempre sembrate andare sempre in questa direzione della sua vita. Ha avuto i suoi momenti, come dicevo prima, di sbandamento, ha fatto anche i suoi errori probabilmente, sicuramente, credo che nessuno possa mai azzardarsi a mettere in dubbio quella che era la sua onestà intellettuale, la sua correttezza, il suo rispetto, appunto. Questo credo che vada valutato, insomma, un elemento.